sicuramente possiamo andare avanti. Ora questo qua era giusto quelle che stamattina mi sembravano. Questo qua l'ho fatto su questo pezzo, tra l'altro, cioè avendo in testa questo pezzo qua, non in assoluto, però mi piacerebbe in realtà partire da questo pezzo per avere la tavolozza di colori che poi andiamo ad applicare, ad usare per gli altri pezzi. E qua sei praticamente un'ottava più in sotto. Sì. Lo vedi? Ma infatti sulla cassa... Sapete cos'è quella, come funziona quella roba lì? Quello è un analizzatore di spettro, per cui quelle sono le frequenze, no? Se vedi in questa qua la cassa di Torino, ci aggiungo il trigger dal vivo. Vedi che si gonfia un pochettino sotto, che è esattamente poi quello che senti, però è sempre lì nello stesso range. Questo ti aggiunge un'ottava più in sotto, che è quel picco che vedi, la seconda fila, no? Sì, sì. Vedi, la seconda e la terza fila. La nostra idea era più dall'altra, ti dico, in realtà nel momento in cui c'è una roba un po' dance come spinta, il rullo di solito è bello su, se deve essere così presente, così zompettante, perché se no non riesci, che quando arriva tutto il resto, anche perché ora stiamo sentendo in solo, se io anche solo come accordatura nel momento in cui scendi. Questa frequenza, la cordatura un po' più alta del rullante, ti serve perché... ...diverso a quello che avete ricevuto a... No, ma no, nel senso... Tanto di più. Cioè, ecco, è per quello che vi dico, infatti, che poi tutte le cose si influenzano, no? Se vai a cambiare una cosa, il basso ha questa roba qua di più di quello che avete ricevuto. Ecco, ha solo questo. Oh, ecco. No, no, va bene, io lo capisco, figurati. La cosa è che tutte queste cose qua si vanno a integrare, per cui non vediamole solo a... Molta della distorsione che senti della batteria in solo, nel momento in cui ti apro le chitarre si prendono la distorsione che senti sul rullante, se la mettono in tasca e ti fanno ciao,